Totorrina era soprannominato Ucurtu per la bassa statura. Bernardo Provenzano Binu Utratturi, il trattore, perché dove passava non cresceva più l'erba, e anche Ura Giunieri, perché nella seconda parte della carriera mafiosa si dedicò alle questioni finanziarie di Cosa Nostra. Ha dei soprannomi? Ma me li hanno appoggiato davate tante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non avevo avuto mai soprannomi. Va bene. Per evitare di citare il suo nome durante la latitanza, i favoreggiatori indicavano Matteo Messina Denaro con un appellativo, Usiccu, a volte senza nemmeno pronunciare la parola, ma alzando il mignolo della mano, per indicare il fisico asciutto e snello, quello che gli è valso il soprannome di Usiccu. Ma è proprio lui che utilizza altri nomignoli o altre definizioni per indicare i propri favoreggiatori. Lo ha indicato nelle lettere, nei pizzini che sono stati rinvenuti dagli investigatori nel corso di questi anni. Ed è lui che si indica anche in alcune lettere che scrive a Bernardo Provenzano con un nome, Alessio. Quindi sono dei soprannomi che nell'ambito dei favoreggiatori dei mafiosi vengono utilizzati per evitare di indicare per esteso il nome del mafioso a cui fanno riferimento. Anche Giovanni Brusca, il corleonese autore di un centinaio di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, aveva soprannomi. Era detto Uverru, il porco. Un altro gli era stato affibbiato per la sua ferocia, lo Scanna Cristiani. Questo è Messina Denaro. Il capo mafia si racconta di Lirio Abate e Antonio Iovane. Brusca e Rina secondo Matteo. Tenia troverà la massima serenità e tranquillità. Capisco il dolore, può avere momenti di rabbia, di nervosismo, è legittimo. Da parte mia troverà la massima tranquillità. Stai più padre di donne e non di mamma. È il 15 settembre del 1998 e a confrontarsi in tribunale sono Giovanni Brusca e Santino Di Matteo, padre di Giuseppe, fatto uccidere tra gli altri dall'uomo che si trova davanti a lui. Brusca dice di comprendere la rabbia di Di Matteo, ma aggiunge che da parte sua troverà la massima disponibilità e tranquillità. La cosa però non è reciproca. La sua voce non si sente molto bene, ma Di Matteo replica: «Quello che devo dire, lo devo dire. Siamo davanti a un animale. Gli dovrei staccare la testa perché uno che ha ucciso una donna incinta è un bambino. Questo figlio di puttana giocava con mio figlio». «Quello che devo dire, lo devo dire. Perché qua di fronte a un animale. Tu gli dovrei staccare con la testa perché uno che ha ucciso una donna incinta è un bambino. Ogni tanto il tuo figlio di puttana che giocava con mio figlio da vedere». «Signor Presidente». Poi, in aula, davanti alla corte, accade qualcosa di imprevisto. Santino Di Matteo si lancia contro Brusca e cerca di aggredirlo. Io no, lo fai, ma fai. Giuseppe Di Matteo, il figlio di Santino, ha 12 anni e non sa nulla degli affari in cui è coinvolto il padre. Sa solo che fino a qualche mese prima il suo papà c'era. Poi sono arrivati gli investigatori e l'hanno portato via perché lui ha iniziato a collaborare con la giustizia. La quotidianità di Giuseppe ruota attorno a gente come Brusca, Graviano, Messina Denaro. Per lui non sono mafiosi, non sono assassini, sono semplicemente gli amici del papà. Frequentano casa sua, sono come degli zii che portano bei regali quando passano in visita a casa. A ordinare il suo rapimento sono Graviano, Messina Denaro e Brusca, per vendetta contro il neopentito. Giuseppe non ha paura di quella gente, sono amici del papà. Così è facile per loro portarlo via il 23 novembre del 1993, mentre esce di casa per andare a equitazione, che è la sua grande passione. Alle 17, la madre, Francesca Castellese, inizia a preoccuparsi, non lo vede rientrare. Giuseppe dovrebbe essere già tornato a casa, esce di corsa, controlla tutti i posti in cui suo figlio potrebbe essere andato, ma niente, è scomparso. A casa trova
invece un bigliettino che è scritto a mano, qualcuno l'ha infilato sotto la porta d'ingresso. Franca lo legge e capisce subito. «Tappaci la bocca», c'è scritto. Sua figlia è diventata una pedina di scambio. Se suo marito continua a collaborare con i magistrati, lo uccideranno. Non è vero che la mafia non uccide donne e bambini. Per il piccolo Giuseppe inizia un periodo terribile di trasferimenti e angoscia. Lo portano prima dalle parti di Matteo Messina Denaro, ma poi lo devono trasportare altrove. Una tortura nella tortura. Ogni volta il bambino viene bendato, legato, ficcato a forza in una macchina e trascinato nella prigione successiva, dove viene nuovamente legato e imprigionato a una catena. Gli amici del padre hanno svelato la loro vera natura. Gli dicono che è il figlio di un traditore ed è colpa sua se si ritrova legato e imbavagliato. Gli dicono che è colpa anche sua perché non riesce a convincere il papà a ritrattare. Il bambino passano i giorni, dimagrisce, perde forza, per troppo tempo non vede la luce del sole, per troppo tempo non ascolta una parola gentile, una frase di conforto, insulti, minacce, ordini. Di tempo ne è passato parecchio, ormai siamo nell'estate del 95 e Giuseppe viene trasferito ancora una volta, l'ultima. Graviano non vuole saperne più niente e scarica tutto su Brusca. Così il piccolo prigioniere finisce nelle campagne di San Giuseppe Iato, nel Palermitano. La sua galera è un casolare all'apparenza, ma dentro è anche una specie di bunker. C'è un rudimentale buco nel pavimento e c'è un montacarichi. Il bambino, legato a una catena come un cane, viene portato giù di giorno, torna su di notte. Nessuno lo deve vedere, nessuno lo deve sentire. Il ragazzo non ha più la forza di gridare o di protestare. Indebolito nel fisico, distrutto nello spirito, è ormai il simulacro di un adolescente. Sì, perché nel frattempo sono passati mesi, anni, e Giuseppe Di Matteo non è più un bambino. Gli danno solo una brandina per riposarsi, lo tengono legato come una bestia. Se esiste un luogo in cui si può toccare con mano l'essenza stessa della mafia, è quel buco nel terreno. Giuseppe non ha più la forza di protestare. 779 giorni di detenzione, 25 mesi di prigionia, 2 anni e un mese, se preferite. Quando l'hanno rapito, Giuseppe Di Matteo aveva 12 anni, adesso mancano pochi giorni al suo 15° compleanno. Gli sta crescendo un'ombra di barba, il corpo sta cambiando, è cambiato anche l'intero panorama di Cosa Nostra. Rina e Giuseppe Graviano sono in carcere e il cerchio si sta per chiudere anche per Giovanni Brusca. I poliziotti sono vicini, vicinissimi a prenderlo. La situazione precipita quando Giovanni Brusca viene a sapere di essere stato condannato all'ergastolo con Leoluca Bagarella per l'omicidio di Ignazio Salvo, imprenditore e politico della DC, legato alla cosca mafiosa di Salemi. Enzo Brusca, il fratello di Giovanni, l'11 gennaio 1996 riceve un preciso ordine e va al casolare insieme ad altri 2 killer, Vincenzo Chiodo e Giuseppe Monticciolo. La prigionia, iniziata il 23 novembre del 1993, sta per finire. Brusca afferra il corpicino e lo strangola. Secondo Vincenzo Chiodo, il bambino, così lo chiama lui, non se ne è accorto nemmeno da quanto era debole. E poi i mafiosi sciolgono il corpo nell'acido. Giovanni Brusca accuserà Matteo Messina Denaro di essere uno dei mandanti di quell'omicidio. A prendere questa decisione siamo stati io, Messina Matteo Denaro, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano. E l'abbiamo preso a Mr. Mary in un deposito di calce. Ma all'udienza del 16 febbraio del 2023, Matteo Messina Denaro fa delle precisazioni. Dice di non conoscere i fratelli Brusca, Giovanni, Emanuele ed Enzo. E i fratelli Brusca? No, completamente, non conosco questa gente. Che tra l'altro in un certo periodo sono stati anche loro nella provincia di Agrigento, quindi non lontano dalle zone di sua abituale frequentazione. Sì,
Presidente, ma io non è che posso vietare alle persone di andare. No, no, io non le dico, non, la mia domanda era penalizzata a capire se c'erano stati rapporti, incontri o altro. No, non lo conosco. Anche se sono stati fra Trapani e Agrigento, una delle zone in cui Messina Denaro esercitava la propria influenza, non posso impedire a nessuno di spostarsi. E poi anticipa che vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Anzi, volevo parlare con qualcuno dello Stato. Il signor Tosca mi accusa di tante cose. Infatti io cercavo, ho sempre cercato una... inviando con qualcuno dello Stato, nel senso quello che stiamo facendo da noi, non faccio cose segrete. Sì. E poter chiarire la mia posizione in questo tangente di discorsi, perché è una cosa che mi dà fastidio, immensamente fastidio, accusatemi di tutto, però io non ho mai avuto l'occasione di dissentire su quello che dice in Tosca di me. E che significa? Mi spieghi un po' meglio. Lei dice ho cercato qualcuno dello Stato per poter dire queste cose. E come l'ha cercato? A chi si è rivolto? No, no. Che tentativa ha fatto? No, Presidente, scusi, mi sono espresso male. Quando ho detto cercavo qualcuno con cui io potrei discutere questo fatto, intendevo quando mi sarei stato catturato, come poi è successo. Messina Denaro si è spiegato male. Voleva dire, qualora fossi stato catturato, avrei parlato. Ma ora che è in carcere, di cos'è che vuole parlare? Brusca lo accusa di avere deciso, con altri, di rapire il piccolo Giuseppe Di Matteo per far ritrattare il padre. Ma c'è un punto a cui Messina Denaro tiene particolarmente. Poi se tutto venisse inizio e la mia vita mi sta bene, però questo fatto del bambino lo voglio chiarire, anche perché io ho qualcosa. Sono anche un padre, dice Messina Denaro, e voglio chiarire questo fatto del bambino. Tutti mi presentano come quello che ha sciolto il bambino nell'acido. Nessuno si interessa mai a dire a questo disonesto che sarei io. Mettiamo le guardiamo accese quel che ci dicesse. Non c'entra con lo scioglimento dell'omicidio del bambino. Ma realmente c'entra solo come mandante. Ci siamo fino a qua, Presidente. Certo, ma è questo. La contestazione le viene fatta come mandante del sequestro. Lei è stato condannato per questo, non per essersi trovato nel momento in cui è stato sciolto nell'acido il bambino, ma è stato condannato per avere deciso nella sua qualità di appartenente all'associazione mafiosa, in particolare del vertice di associazione mafiosa in quel periodo, di avere deciso di sequestrare con quella finalità il piccolo Di Matteo. Questa è la condanna che le ha riportato. Benissimo. E io sono rincalzo di aver precisato lei, perché per tutto il mondo intero, io fino a questo momento sono quello che ha sciolto il bambino nell'acqua, tipo Teti che prese ad Achille che era il Stallone e lo bambino nell'acqua. Così, è la stessa cosa, mi immagino. Le sentenze dicono che io sono stato il mandante del rapimento di Giuseppe Di Matteo, ma non sono stato io a decidere di scioglierlo nell'acido. E qui Messina Denaro si serve anche di un'immagine presa dalla mitologia, quella di Tetide che immerge Achille nell'acqua del fiume Stige per garantirgli l'invulnerabilità tenendolo per il tallone. Solo che qui si parla del corpo di un bambino. Ma non sono stato neanche io a deciderne l'uccisione, aggiunge Messina Denaro. Perché se si decide un sequestro, poi uccidere sarebbe una stupidaggine. Tutti mi presentano come quello che ha sciolto il bambino nell'acido. Io cercavo semmai al sequestro, perché lui dice che in quell'occasione si decise di sequestro. Io invece non sono condannato per l'omicidio, ho preso l'ergastolo, penso per sequestro dovesse cent'anni, non lo so. Matteo Messina Denaro fa di tutto per cercare di scrollarsi di dosso la macchia lonta di essere coinvolto nell'omicidio di Giuseppe Di Matteo. Perché questo delitto è stato condannato non solo dalla società che ha favorito i mafiosi, ma anche dagli stessi mafiosi. Lui lo fa con un gioco quasi giuridico, giudiziario, ma non vuole ritenersi responsabile del fatto che quell'omicidio è conseguente all'ordine che lui aveva dato di sequestrare il bambino e di tenerlo segregato e legato alla catena per cercare di far ritrattare il padre. E che di conseguenza nella mafia, quando, come qualcuno dei collaboratori di giustizia ha raccontato ai giudici, viene sequestrato, il 99% delle volte non torna mai indietro. Io sono stato condannato per il sequestro e l'omicidio, dice Messina Denaro, ma se avessi dovuto uccidere qualcuno, lo avrei ucciso per strada e non dopo averlo sequestrato. Quindi non dovevo essere condannato per quell'omicidio. Eppure Brusca
al processo per la morte del piccolo Di Matteo, dice qualcosa di profondamente diverso. Giuseppe Grimani addirittura voleva che ce ne uscivamo subito. Stessa cosa Messina Matteo Denario. Il Bagarella, onestamente, in quell'occasione non parlò. Dopo il rapimento, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro volevano uscirne subito. Ma cosa intende Giovanni Brusca? Cioè, ce lo uccidevamo subito, cioè che lo prendevamo, che subito lo uccidevamo e ci toglievamo il pensiero. E questi erano Giuseppe Graviano e Matteo Messina. E Messina Matteo Denaro. Grazie alle rivelazioni di collaboratori di giustizia che parteciparono al rapimento, i magistrati sono venuti a sapere del coinvolgimento in questa torbida vicenda di Matteo Messina Denaro, come mandante del sequestro e complice delle torture subite da Giuseppe. Quando Brusca non riusciva a trovare un covo dove tenere prigioniero il ragazzino, Usiccu lo autorizzava a rivolgersi ai suoi uomini, agli uomini d'onore del Trapanese, dove è stato poi rinchiuso come un animale. Erano molti dentro Cosa Nostra a non approvare quell'operazione e Messina Denaro più volte ha messo a disposizione i propri picciotti per nascondere il ragazzino, ma poi tutti si ribellavano. Oggi lui vuole lavarsi la coscienza raccontando l'ennesima bugia nel tentativo di far passare la vulgata che lui non ha responsabilità nell'uccisione. Ma tutto questo è falso. Quando Brusca parla di Matteo Messina Denaro, parla sempre anche del suo rapporto con Totò Riina. Non c'era cosa che Totò Riina non faceva senza l'ausilio di Matteo. Ma arriva il momento in cui i rapporti tra i due boss si guastano. Riina viene intercettato in carcere mentre, durante l'ora d'aria, conversa col boss della Sacra Corona Unita, Alberto Lorusso, e di Messina Denaro. Parla con rabbia. Ricorda che il padre aveva affidato Matteo a lui per farne quello che dovevo fare. Era stato 4 o 5 anni con lui e aveva imparato bene. E poi ne parla in questi termini. A me dispiace dirlo questo. Questo signor Messina, questo che fa il latitante, che fa questi pali eolici, i pali della luce, questo si sente di comandare, si sente di fare luce dovunque, fa luce, fa pali per prendere soldi, ma non si interessa. Come Chiosa aggiunge considerazioni su cosa potrebbe farci con i pali e la luce. Il riferimento è al business delle pale eoliche in Sicilia, sulle quali, si presume, il boss ha avuto interessi economici. In tribunale, Messina Denaro si irrita, ha il dente avvelenato, innanzitutto per la questione del padre che lo avrebbe affidato a Riina. Per quando si guarda Salvatore Riina, quello che diceva poi al carcere Denaro, bello brutto che sia, c'è anche un'altra cosa che si deve tenere presente. Io ho una mamma con demenza senile al 100%. Come la madre, anche Totò Riina negli ultimi anni in carcere non ci stava più molto con la testa, fa intendere Messina Denaro. Solo che chi ha fatto questa registrazione, o chi lo procede adesso di vedere cosa. Non lo levo questo. Mette Regina Salvatore, Regina Salvatore di 20 anni prima. Quello non arriva più niente, diceva un sacco di cretinate. Per prima questa del figlio, io faccio parte del mio padre come madre, non ho avuto il suo padre, neanche abitativo. Quello non è il Riina di 20 anni fa, dice il capo mafia. Io faccio parte di mio padre e di mia madre, non ho avuto altri padri, neanche putativi. Una sconfessione, una presa di distanze definitiva. E poi c'è la questione dei pali della luce, quelli che secondo Riina Messina Denaro utilizza per fare affari. I pali della luce, come li chiamava in carcere Riina, riferendosi alle pale eoliche che punteggiano ogni angolo della provincia di Trapani, che è la città del vento, al capo dei campi non interessavano. Il suo cruccio era piuttosto che l'affarista, come lo chiamava Riina, Matteo Messina Denaro, avesse permesso ad alcuni imprenditori di piantarli ovunque. Sono gli anni dell'esplosione dell'energia verde. Quelli che Riina chiamava i pali della luce hanno fruttato centinaia di milioni di euro, arrivati in gran parte da finanziamenti europei. Soldi che i magistrati sospettano siano finiti in buona parte nelle tasche di Matteo Messina Denaro. Messina Denaro, sollecitato a parlare dell'eolico, dice che le parole di Riina sono la dimostrazione che il capo dei capi
non lo conosceva. Anche perché se la Sina avesse conosciuto me, avrebbe avuto sospetto di me. Se Rina avesse conosciuto me, avrebbe avuto rispetto di me. Il giudice Montalto però insiste, vuole sapere dell'eolico. E Messina Denaro spiega perché lui, coi pali, non c'entra nulla. Allora, che cosa succede? Che io, esatto, non mi posso muovere più. Gli ultimi 15 anni, dal 2005-2006, non mi posso muovere più, nella maniera più totale. Sono circondato dappertutto. Si figuri che l'ex ministro dell'interno della giustizia Alfano disse che c'erano questi paesi, cioè Castiglione e Campobello, 270 uomini e potenzialità economiche senza nessun, diciamo, limite. E io sono solo, ne ho bisogno. Dal 2005 sono stato braccato, dice Messina Denaro. Ero solo. Allora, se io avevo l'intento di continuare o di fare soldi, vado a sbattere nel giro di una settimana, perché per fare queste cose devo stare in contatto con persone. Io invece in questi anni mi sono soltanto dedicato a non farmi prendere, a proteggere la mia libertà, perché era il mio diritto restare libero, secondo il mio punto di vista come essere umano. Quindi se figuri se andavo a pensare di fare affari con qualcuno. Nessun affare in latitanza, garantisce Messina Denaro. Eppure, il 25 maggio del 2004, scrive una lettera a un altro latitante, Bernardo Provenzano, con le indicazioni su come debbano essere fatti gli affari. Spiega come fare per investire somme di denaro, aprire attività commerciali e imprenditoriali con prestanome e come incassare somme di denaro. Insomma, da questa lettera, che è un saggio di economia mafiosa, Messina Denaro fa capire come è cambiata e sta continuando a cambiare Cosa Nostra. Ma Messina Denaro nega di aver fatto affari durante la latitanza. A questo punto il giudice interrompe il suo racconto per fargli solo una semplice domanda. Quindi se pure se andava a pensare di fare affari con qualcuno, anche perché... Ma lei dove si trovava? In quegli anni dove si trovava? Già. Dove si trovava in quegli anni Matteo Messina Denaro? Questo è Messina Denaro. Il capomafia si racconta. È un podcast di Lirio Abate e Antonio Iovane. Supervisione editoriale Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing Giacomo Aloisi. Una produzione One Podcast.